siamo davanti alla sede RAI di Napoli e siamo col presidente del movimento Insorgenza, Nando Dicè. Nando, perché stamattina state dimostrando davanti a una sede istituzionale, una sede di comunicazione istituzionale italiana? Perché la RAI ancora non ha fatto sapere a tutti i napoletani che la tangenziale di Napoli è l'unica tangenziale a pagamento d'Europa. È una bretella che porta da un'autostrada a Barcasuro e siamo l'unica città del mondo ad avere ancora un dazio di stampo medievale, cioè noi a Napoli per passare da un quartiere all'altro paghiamo 85 centesimi. Una tassa assurda che ripete sistematicamente la questione meridionale, nel senso che noi napoletani, prendendo la tangenziale, diamo alla società che amministra la tangenziale 6 milioni e 8 al mese di euro che Benetton, che è il titolare di questa concessione, non ha mai investito al sud e forse ormai non investe neanche più in Italia. La percentuale di questi 6 milioni e 8 che va al comune di Napoli quant'è? L'1%. A Napoli resta l'1% di questo, diciamo, di tutto questo che noi napoletani paghiamo e non abbiamo ancora considerato la valutazione sulle royalty che Benetton prende sulla tangenziale di Napoli. Stiamo parlando di cifre enormi che da solo basterebbero a risolvere il problema dell'immondizia a Napoli, per esempio. Benetton, parliamo di Autostrade per l'Italia? Autostrade per l'Italia. Oh, una società che ha fatto tra l'altro anche un aumento, nel senso che la tangenziale non costava 85, costa 85 dal primo di gennaio di quest'anno. Nell'arco di 14 mesi la tangenziale di Napoli è aumentata 3 volte. In aggiunta possiamo dire che 40 centesimi è costata in più la tratta che porta verso sud della Napoli-Reggio Calabria. Napoli-Castellammare infatti costava 1,60 euro fino al primo di gennaio, dal primo di gennaio costa 2 euro. 2 euro, quindi questi aumenti... Usata da molti pendolari, da gente che da Castellammare, da Sorrento, dalla penisola arriva a Napoli ogni giorno per lavorare. Sì, tutti i pendolari, quindi tutti i soldi che i meridionali prendono di tasca propria e si accollano una tassa non dovuta che va tutta al nord. Oh, che cosa potete fare a questo punto? Voi cosa chiedete? Fate una class action contro la tangenziale? Chiedete di azzerarla? Chiedete di farne una transazione invece di 85-40? Allora, la tangenziale di Napoli, la società Benetton deve saldare il debito con le banche che hanno finanziato la creazione della tangenziale di Napoli. A quel punto la concessione deve ritornare al comune di Napoli, deve essere sicuramente pagata a chilometraggio e soprattutto deve essere abolito il passaggio da quartiere a quartiere. È un dazio medievale che umilia la città di Napoli. Qualora il comune, rientrando di questi soldi, si facesse i propri conti per riguardare le spese di manutenzione, la tangenziale di Napoli dovrebbe costare 5 centesimi a napoletano. Saremmo anche disposti a pagarne 10 se quei soldi restassero a Napoli. Questo è importante da dire, nel senso che molta gente dice ma la tangenziale è a pagamento, ma perlomeno è pulita, è funzionante, non ci sono buche, è ben manutenuta. Noi paghiamo la manutenzione delle strade attraverso le tasse ordinarie. Basta fare l'esempio del grande raccordo anulare di Roma. Non è a pagamento e i romani, come tutti gli italiani che lo prendono, pagano la manutenzione del grande raccordo anulare sulle tasse ordinarie che già paghiamo. E si è vista la ribellione di Alemanno e della Polverini adesso che si è paventato l'aumento, cioè un dazio sul raccordo anulare di Roma, che in realtà nella pratica già c'è. Da chi arriva fuori paga un po' di più l'entrata a Roma. C'è un ragionamento che Roma viene difesa dai romani, Napoli invece è governata da 150 anni da partiti che non hanno interesse a difendere i napoletani. Insorgenza e tutti gli amici del sud sono qui proprio per ribadire questo principio, che Napoli va difesa, soprattutto l'economia di Napoli va ripresa e la tangenziale di Napoli è un primo passo per ritornare sovrani della nostra economia. Ok, una roadmap nel breve, voi vi siete presentati adesso alle elezioni napoletane? Ci presenteremo alle comunali di Napoli insieme a un'altra lista civica che è il PIN e sosterremo il candidato Raffaele Di Monda. Nei nostri punti di programma c'è l'abolizione del pedaggio della tangenziale. Perfetto, vedremo che cosa succederà, nel frattempo continueremo a seguire voi e tanti altri movimenti che perlomeno cercano di dare voce a coloro che voce generalmente non ne hanno. Alberto Marol saluta Nando Dicè. Saluto anch'io.